E tanto buongiorno per tutti ragazzi, io sono Ferix e oggi è domenica e siamo qui, come sempre, come tutte le domeniche con le vostre clip ragazzi. Top 5 anche questa settimana, ovviamente spettacolare, e andiamo a vedere subito la quinta posizione di questa settimana. Quinta posizione di questa settimana, siamo su Counter-Strike, ce la porta Andrea che fa un grandissimo crouch, prima solo di pistola ragazzi, poi deve raccogliere un'arma da terra e fa fuori tutta quanta la squadra avversaria. Gran bel crouch ragazzi e ci tengo a precisare che questa settimana la classifica è totalmente vostra. In quarta posizione c'è Prospero890 che fa un gol su punizione veramente clamoroso. Ragazzi, ok il portiere è stupido, ma prendere la porta e metterla sotto l'incrocio anche senza portiere sarebbe stato qualcosa di epico. Podio tutto quanto dedicato a Call of Duty e soprattutto agli specialisti di Call of Duty. Qui c'è Frappè Donato che entra ragazzi, impostazione, specialista, schianto gravitazionale e spacca tutti quanti. Quinto piano. In seconda posizione, ragazzi, c'è The Game Not Over e utilizza la specialità del Purifier, ragazzi. Questo lanciafiamme veramente epico che squaglia tutti quanti i nemici. Forse penso lo specialista più utilizzato e più amato perché veramente one shot alla gente e vi permette di fare queste serie di uccisioni come il nostro The Game Not Over, ragazzi. Jack lo squartatore in prima posizione, no, vabbè. Giacomo98, ragazzi, che con il Reaper, appunto, squarta la gente corpo a corpo e sembra l'unica cosa che un one shot corpo a corpo, perché di solito il colpo normale non one shot a meno che non abbiate il coltello. Comunque veramente bravissimo, si gioca benissimo lo spawn perché comunque anche con Reaper non è facilissimo fare tutte queste kill. E poi, come se non bastasse, prosegue la sua serie di uccisioni col fucile. Veramente complimentoni per questa super clip. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e purtroppo vi do una piccola brutta notizia, in pratica io mi trovo senza internet in questo momento, ringraziamo la Telecom, un applauso alla Telecom ragazzi, e non vi sto qui a spiegare il motivo, però spero di riavere questa linea telefonica entro, diciamo, dopo l'Immacolata. Se non dovessi averla ci potrebbero essere problemi per quanto riguarda la programmazione clip settimanale, speriamo di risolvere il più presto possibile. Io intanto non vi faccio mancare questo video perché me lo carico col 4G del mio cellulare. Da Ferix è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video, bella!